Giorgio, anche con te bisogna fare un bilancio di questa stagione, direi per certi aspetti per te positiva, perché hai giocato tantissimo in più ruoli, poi con destro sei stato sistemato davanti alla difesa che credo sia il tuo ruolo preferito. Segno più o segno meno? No, io ho dato l'importante, ho dato tutto quello che avevo. Sono contento perché, come hai detto, ho fatto quasi tutte le partite. Ho saltato tre solo per squalifica e quindi è stato un anno un po' particolare, però posso dire positivo perché ti aiuta a crescere. Hai recuperato anche il rapporto con i tifosi che a inizio d'anno, non nascondiamocelo, era difficile. Vabbè, dopo la retrocessione è normale che il rapporto non era dei migliori, però piano piano si cerca di recuperare. Io do tutto quello che ho e si vede che sta andando bene, l'avranno capito e spero di fare sempre di più. È stata una stagione difficile per motivi anche extra calcistici. Annate così aiutano anche a crescere non solo da un punto di vista calcistico ma anche umano? Sì, è normale. Noi abbiamo vissuto l'anno a 360 gradi, sono state delle difficoltà notevoli, dal fallimento, dal cambio dei mister, però noi non abbiamo mai mollato e sul campo penso abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, che secondo me senza queste difficoltà ci saremmo potuti togliere delle soddisfazioni. Ovviamente dobbiamo parlare del futuro, a che punto sei con le trattative con la società? Sai che adesso siete in tanti a giocarvi la riconferma, tu come sei messo? Guarda, io se devo dire la verità, questa settimana è arrivato il mio procuratore, ha parlato, c'è la volontà di rimanere da tutte e due le parti, quindi adesso non c'è nulla di ufficiale, però l'importante sono visti e si getteranno le basi per un possibile futuro qui. Ti senti pronto per affrontare un campionato con la maglia del Picchio che sai benissimo quanto pesa da vertice? Sì, io ormai è il quarto anno che dopo l'anno Lanciano, questi due anni qui a Ascoli, ormai un pochino di esperienza l'ho avuta e spero sempre di migliorare. Ho chiesto anche a qualche tuo compagno, è stata una stagione difficile, però ci sono stati anche momenti belli. Qual è quello che ricordi in maniera più positiva? No, vabbè, momenti belli, uno in particolare. Non c'è, vabbè, normale quando è stata acquistata la società, siamo stati tutti molto più tranquilli perché non avevamo la certezza che la società veniva acquistata. Quando l'ho acquistata, rivedere tutto l'entusiasmo è stato bello.